Cari amici, bentrovati. Con il nome Marzemino sono stati riconosciuti nei secoli molti vitigni che spesso si mostravano assolutamente diversi tra loro, come riportato da alcuni celebri ampelografi del passato, tra cui Acerbi e Molon. Le prime testimonianze del Marzemino nella viticoltura italiana si riferiscono al Veneto, dove verso 1300 veniva indicato un vitigno di nome Marcemino. Recenti indagini archeologiche ritengono invece che le piante originarie dell'uva Marzemino provengano addirittura dalla città di Merzifon, in Asia Minore. La presenza del vitigno, infatti, è senza dubbio legata ai numerosi scambi commerciali fra le popolazioni greche e quelle dell'Asia Minore, e in particolare nella zona di Cipro, dove è conosciuto come Lefkas, in Grecia come Versani e a Corfù come Marzavi. Nel secolo scorso si è affermata al contrario una teoria secondo la quale il nome Marzemino deriverebbe da un villaggio della Carniola, comunità rurale oggi scomparsa, situata tra la Carinzia e la Slovenia, dove è chiamato appunto Marzmin. È da supporre quindi che la sua diffusione in Trentino sia stata determinata dagli scambi commerciali realizzati verso fine del 1500 fra la Val d'Adige e la Repubblica di Venezia. Inoltre pare che molti giovani trentini che avevano militato nell'esercito veneziano avessero portato in Trentino dei tralci di una varietà di vite che avevano potuto conoscere ed apprezzare in altre zone del Veneto. È ad avvalorare questa tesi la testimonianza di un documento in cui il doge Foscari nel 1450 chiedeva ai conti Castelbarco la possibilità di acquistare alcuni terreni che erano sotto la sua giurisdizione, tra i quali la Vallagarina, Mori, Avio e altri territori trentini per metterli poi a coltura. Nel XVI e XVIII secolo il Marzemino era ritenuto il vitigno caratteristico delle zone dell'Italia del nord orientale, dove quest'uva veniva poi appassita sulla vite o su gratici per ottenere dei vini dolci. Era infatti consuetudine nel cerimoniale della Repubblica di Venezia servire il Marzemino dolce come apertura dei pranzi più raffinati o abbinato ai dessert. La sua conoscenza in diverse zone viticole può essere attribuita al fatto che il Marzemino veniva considerato come un vitigno da concia, cioè se mescolato con varietà poco pregiate poteva conferire aroma e finezza. Questo comportò la creazione di numerose aree di produzione e soprattutto l'attribuzione di numerose sinonimie al vitigno. Un vitigno dai mille nomi. Così, se nel trevigiano si preferisce chiamarlo Marzemina, tra Brescia e Reggio Emilia è noto come Berzamino o Berzemino, e del suo viaggio attraverso l'Istria resta memoria nei nomi Marzemino d'Istria. Anche per questo rintracciarne oggi il cammino e le origini ancora diventa piuttosto difficile. È particolarmente noto grazie alla citazione dell'opera Don Giovanni di Lorenzo da Ponte, musicata da Mozart. È molto probabile che la citazione del Marzemino sia stata opera di Lorenzo da Ponte, che scrisse il libretto del Don Giovanni. Quest'uomo, originario di Vittorio Veneto, dove un tempo il vitigno era fortemente diffuso, deve aver avuto modo di assaggiare ed apprezzare là un vino chiamato Marzemino, tanto da ricordarsene al momento di scrivere i testi dell'opera. Non risulta che Dal Ponte sia mai andato in Trentino e quindi non avrebbe conosciuto da quelle parti il decantato vino. Il Marzemino è dotato di una buona freschezza, tannino moderato e tanti profumi. Registrato ufficialmente dal 1970, il Marzemino trova nei territori della Vallagarina, nei suggestivi agglomerati rurali intorno a Rovereto e in particolare nella zona di Isera e dei Ziresi il suo habitat perfetto. Non a caso qui nasce il Trentino DOC Superiore Marzemino, un vino che risponde a standard qualitativi ancora superiori. In Veneto ne sono un esempio la DOCG Colli di Conegliano e la relativa sottozona Refrontolo, e poi lo troviamo anche in Emilia e in Friuli. E in Lombardia? Certamente sì. Nei vini prodotti dalle colline bresciane e lungo le ubertose rive del lago di Garda, in particolare nel territorio della DOC Riviera del Garda Classico e Valtenesi per un massimo di 25%, nella DOC Botticino minimo 20%, nella DOC Cellatica minimo 30% e Capriano del Colle dove è previsto anche la come tipologia in purezza, e poi l'IGT Valle Camonica.
Grazie ai numerosi terrazzamenti e muretti a secco si è assistito in pochi anni ad un effettivo recupero della viticoltura dove il Marzemino concorre per almeno 85%. E con la citazione più famosa, Versa il vino, eccellente Marzemino, vi saluto e per tutte le informazioni vi consiglio la nostra guida Vini Plus dell'AS Lombardia. Arrivederci e a presto. Grazie.